Tanti cuori per la festa della mamma. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video per la festa della mamma. Oggi faremo un ciondolo cornice tutto in carta per la festa della mamma. È il regalo della festa della mamma che ha preparato per me Enzo e che io ho rubato per farlo vedere anche a voi. E allora spostiamoci di là e vediamo il cuore per la festa della mamma come si fa. E dopo le foto vi aspetto per darvi tante alternative e tante chiacchiere. A dopo! Ed ecco l'occorrente per fare il nostro bellissimo bigliettino pendente cornicetta per la festa della mamma. Una colla, potete usare questa come potete usare la colla vinilica, un paio di forbici, della carta crespa dei colori che preferisce la vostra mamma. Alla fine del video vi darò tantissime alternative. Un laccetto, io ce l'ho in raffia fucsia per appendere il nostro bigliettino, uno stuzzicadenti e un cartoncino del colore che preferisce la vostra mamma. E poi su un cuoricino di carta fate il disegno della vostra mamma. Io qui ho un disegno della mia mamma fatto da Enzo. Metteremo questo sul nostro bigliettino. Sul retro del disegno potete scrivere una frase dedicata alla persona a cui regalate il bigliettino. Io in questo caso scriverò un pensiero per la mia mamma. Iniziamo subito. Come prima cosa pieghiamo in due il nostro cartoncino. Quindi con la matita traccio la sagoma di mezzo cuore e ritaglio un po' più stretto di quello che è appunto il mio disegno. Adesso ritaglio un cuore più grande. Quello che avrò a questo punto sarà questo. Prendo la colla e sporco il bordo. Su questo bordo appiccico il mio disegno. Prendo un pezzo di raffia, capovolgo il mio disegno e sul retro appiccico la mia raffia, così. Nel frattempo prendo la mia carta crespa e taglio tanti quadratini di carta crespa. Ne farò tantissimi del colore di base, non vi so dire quanti esattamente, e qualcuno anche di un colore bello forte a contrasto. Io come contrasto ho scelto il fucsia. E iniziamo a sporcare tutta la cornice e una parte del bordo, così, di colla. Quindi prendiamo un fogliettino per volta e lo stuzzicadenti, mettiamo lo stuzzicadenti al centro e così avvitiamo allo stuzzicadenti un pezzettino di carta. Una volta fatto questo, appiccichiamo sul foglio il pezzettino di carta, così. Bene, facciamo così con tutti i pezzettini di carta rosa chiaro. Quindi arrotoliamo e appiccichiamo. Metto in obliquo, chiudo, arrotolo, non mi interessa essere più o meno ordinata, e appiccico e spingo col bastoncino affinché la carta rimanga appiccicata alla colla. Arrivati a questo punto, inseriamo qualche puntino di fucsia qua e là. Avvolgo la carta al bastoncino, sporco la parte finale della carta ed inserisco.
e schiaccio. E poi dissemino questi tocchi di colore qua e là per tutto il giro cornice. Arrivati a questo punto, girate il vostro lavoro e fate la stessa cosa anche sul retro. Ma prima di farlo vi conviene scrivere la frase che volete scrivere alla vostra mamma, in modo che poi possiate semplicemente aggiungere i pezzetti di carta e il lavoro sarà finito. E dopo un bel po' di lavoro, emulando il lavoro di mio figlietto, ecco qua cosa sono riuscita a fare per la mia mamma. E dietro ho scritto un messaggio: sei sempre nel mio cuore. Questa volta ho fatto questo lato tutto rosa e da qui ho fatto partire una serie di puntini rosa per dare una fantasia un po' diversa. Ed ecco qui i lavoretti della festa della mamma, questo quello di Enzo e questo quello mio, belli e pronti per essere regalati. Ora vi lascio alle foto per farveli vedere più in dettaglio e noi ci vediamo dopo. Ciao! Visto che belli i nostri cuori, allora questo è quello che ha fatto Enzo, è stato bravissimo. Lui ha fatto il disegno, io gli ho piegato un bel po' di pallini di carta, dopodiché li ha assemblati e si è divertito tantissimo a fare il disegno. Vi racconto anche la storia di questo disegno. Questa è la mamma, come vedete, circondata da fiori, e qui uno stuolo di pretendenti ha disegnato. Non mi chiedete perché, io non ho tutti questi pretendenti, né mai li ho avuti, e tra tutti uno con gli occhiali che dice wow, e lì scattò il colpo di fulmine, tutto l'amore dentro un cuore. E allora dall'altra parte invece ha messo la poesia che ha già imparato a memoria. E questo invece è il mio, quello che ho fatto per la mia di mamma. Il disegno l'ha fatto sempre Enzo, in modo che sia un regalo da fare in combo, e dietro gli ho scritto sei sempre nel mio cuore. Bene, quindi potete vedere come sbizzarrire la vostra creatività. Eccoci qua, noi abbiamo i nostri bei quadretti nuovi. Tante alternative, vi dicevo. Se non avete il cartoncino di base colorato, non vi preoccupate, potete benissimo usare una qualunque scatola, quella dei cornflakes, del riso, di qualunque, della pasta, di qualunque cosa abbiate in cucina e a portata di mano. Secondo, non avete la carta crespa? E che ci fa? Usate qualsiasi carta, la carta velina, la carta da regalo, oppure potete benissimo usare dei fogli di carta colorati, i fogli per la stampante. Li appallottolate bene bene un paio di volte in modo che la fibra di carta si spezzi, poi li tagliate bene a quadratini e vedrete che arrotolare sarà semplicissimo. Potete utilizzare anche la carta forno, potete utilizzare qualunque tipo di carta davvero. Bene, io auguro a tutte le mamme di Arte per Te una splendida festa della mamma. Quest'anno la sento un po' di più questa festa, più come figlia che non come madre, e quindi sono contenta di festeggiarla, contentissima di festeggiarla anche quest'anno e di celebrarla con un lavoretto così scanzonato e delizioso. Visto, non si finisce mai di imparare. Io da un lavoretto di Enzo ho imparato una cosa in più, quindi di necessità virtù si dice. Bene, fate anche voi il vostro lavoretto per la festa della mamma, quindi postatelo sulla mia pagina Facebook. Cercatemi su Facebook e su Instagram, Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso, e troverete sempre me. Per il resto, che dirvi? Io vi aspetto sempre qui per il prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!